Sì, io lo avevo annunciato già nel mese di maggio-giugno, quando si cominciava a parlare di queste cose, perché riteniamo che sia la via più, forse più efficace. La linea più efficace perché ci sono degli evidenti elementi di incostituzionalità in questa legge e non siamo soli a fare questo ricorso, sono le province di Rovigo, di Benevento, di Matera, tanti altri in Italia si stanno muovendo in questo senso, faremo ricorso al TAR del Lazio, al provvedimento, naturalmente lì solleveremo le questioni di incostituzionalità, poi c'è tutto un percorso, un iter legale, amministrativo, giuridico amministrativo, che prenderà corpo. Al massimo quello che potrà succedere sarà che dichiareranno l'inammissibilità del nostro ricorso per mancanza di legittimo interesse, perché prima il decreto parlava di soppressione delle province che non avevano i criteri e questa semplice parola ci dava il legittimo interesse perché eravamo fra quelle soppresse. Cambiare la parola soppressione, la parola riordino, per qualche verso ci ha tolto questo legittimo interesse, ma insomma lo stiamo valutando, ma il ricorso comunque lo faremo. Presidente, al di là degli aspetti giuridici però rimane quello politico, la provincia di Teramo, su quali ipotesi sta lavorando? Ma noi stiamo lavorando ad un'ipotesi che abbiamo condiviso con il territorio, con i sindaci del territorio il 23 di agosto, che è quella di chiedere, lì chiaramente la discussione è stata molto ampia, molti hanno detto beh, se le province vengono abolite tutte va bene, se no possiamo trovare qualche altra soluzione, l'altra soluzione sarebbe quella che proponiamo noi, di mantenere tre province e istituire una città metropolitana che è Pescara. Poi questo, i modi, i tempi e la compatibilità di questa nostra proposta con i criteri suggeriti dalla legge e dal governo li vedremo, comunque la porteremo al tavolo del CAL nella prossima riunione e vediamo un po' quello che ne viene fuori. So che ci sono altre proposte, ma dalla riunione del CAL di oggi mi è sembrato di verificare, insomma, ho potuto verificare che c'è la buona disponibilità da parte di tutti a trovare la soluzione migliore per il territorio.